Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non Solo Roma, ancora qui pronti a raccontarvi Roma e provincia. E proprio in provincia andiamo adesso a Civitavecchia. Come tutti i martedì, chi ci segue sa, si apre proprio a partire da quest'ora una piccola rubrica come sfondo il territorio per raccontare tutto ciò che succede. E abbiamo già in collegamento Francesco Baldini della redazione di Cimo Online che insomma deve raccontarci un bel po' di cronaca oggi. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, ultimamente è un po' movimentata la situazione qua. Sì, ecco, anche sul territorio devo dire che insomma non si resta fermi, ecco, non si sta tranquilli in questo senso. Partiamo andando alla casa circondariale. Raccontaci cosa è successo. Sì, è stata una settimana che potremmo definire di fuoco, sia metaforicamente che letteralmente, perché c'è stata una rivolta lunedì mattina con i detenuti che hanno dato fuoco a materassi, creato parecchi disordini e allagato un po' con la pompa tutta la sezione. Poi la situazione è stata riportata a barra, è tornata alla normalità grazie all'intervento degli agenti e quant'altro. È chiaro un episodio piuttosto grave che poi dopo un paio di giorni è stato subito seguito da un tentativo di regolamento dei conti da parte di un detenuto straniero che ha prima picchiato un altro detenuto all'apertura delle celle e poi ha cercato di accoltellarne un altro ancora con una sorta di coltello rudimentale fatto con una bomboletta. Cioè, in sostanza è il vero e proprio caos, no? Se ne ha parlato tra le altre cose, motivo per cui è tornata alla ribalta anche un po' la questione della situazione abbastanza incresciosa delle carceri, no? Soprattutto nel Lazio, dove bisogna capire che la situazione è un po' più difficile rispetto alle altre regioni. Sì, c'è un soffollamento piuttosto forte che si fa sentire, infatti svariate volte i sindacati, il SAP, la CGIL e i vari sindacati sono uniti in questo nell'evidenziare da una parte un sovraffollamento e dall'altra una mancanza di personale, cioè un numero di personale che non riesce a far fronte al bisogno attuale. E c'è stato anche un altro episodio sabato, è stato fermato un genitore, un settantenne che era praticamente ha cercato di dare della droga durante i colloqui al figlio che era recluso in carcere, quindi è stato arrestato anche lui. E anche in questo caso è stata la prontezza degli agenti, diciamo, a far individuare prima l'uomo che si muoveva, diciamo, con il classico fare circospetto, hanno dato un nervosismo e quindi hanno capito un pochino quale poteva essere la situazione. È chiaro che tutti questi episodi, che si tratti di droga o di cellulari rinvenuti in carcere come è successo qualche settimana fa, o di rivolte, aggressioni che si ha ad agenti o ad altri detenuti, sono un po' quasi all'ordine del giorno ormai, potremmo dire. Chiaro, è un eufemismo, esagerazione, certo, più che altro. Però rimane stanno diventando un po' più, cioè di queste cose se ne parla frequenti, un po' più spesso, no? Molto più frequenti rispetto a prima, quindi è indice del fatto che abbiamo forse un problema. Se non vado errato, dagli ultimi dati che erano arrivati nel carcere di Civitavecchia, tra quello di Via Tarquinia, che è la casa di reclusione, e quello più grande di Borgata Aurelia, ci sono circa 200-250 unità in eccesso rispetto a quante ce ne dovrebbero essere. E manca comunque il personale perché, appunto, come dicevamo, tutti questi episodi come si fermano, come si prevengono? Con gli agenti che fanno il loro lavoro. È chiaro che se un agente deve controllare 10 detenuti può garantire un tot di attenzione, se ne deve controllare 100 l'attenzione sicuramente che può essere garantita è minore, penso sia una cosa fisiologica senza starci troppo Francesco. A girare intorno, diciamo. I numeri parlano chiaro, no? Ne abbiamo anche parlato spesso. Numeri che sono importanti e attenzione che è importante anche per quanto riguarda un altro tema, no? Che abbiamo trattato sempre insieme, insomma, nei nostri collegamenti, quello della transizione energetica, tema caldissimo, soprattutto per Civitavecchia, che sappiamo è stato un po' il fulcro, no? di tante insomma, realtà di questo tipo. E a quanto pare ci sembra di capire che sale la preoccupazione tra i lavoratori per quanto riguarda Minosse. Lascio a te la parola, ovviamente, tutte le spiegazioni del caso.
Sì, come abbiamo già detto tante volte, purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna, perché nel 2025 è stato fissato il phase out, quindi tutte le centrali a carbone non potranno più funzionare. Ora, è chiaro che Civitavecchia ha, diciamo, sviluppato tutta la sua economia degli ultimi 50-60 Proprio anni con attorno alla quelle. produzione del carbone, e Esatto. quindi tutte le varie imprese come Minos, che si occupa principalmente, ora non vorrei dire una sciocchezza, ma si occupa principalmente di carico e scarico di carbone e cose simili per la centrale, appunto, di Enel. Sono preoccupati i lavoratori e tutti, come loro, tutte le altre varie imprese che hanno sviluppato appunto le loro peculiarità, le loro professionalità attorno alla produzione di carbone, alla manutenzione della centrale a carbone, carico e scarico di carbone, tutto quello che è legato appunto alla centrale Enel. Una centrale Enel che al momento è già quasi ferma. Un problema che già si ripropose nel 2019 e che poi fu proprio la crisi del gas a fermare questo problema, se così possiamo dire, perché salì la produzione di carbone e quindi da lì una sorta di piccola panacea per i lavoratori, anche se ovviamente ricordiamo tutti i problemi di quegli anni di cui Certo. paghiamo ancora gli strascichi. Però diciamo, questa fase era stata un attimino accantonata, ora però siamo nel 2024, il 2025 è alle porte e tra i vari problemi che vanno affrontati, forse con più determinazione, questo appunto chiedono i lavoratori della Minos, è che cosa sarà di noi, che cosa faremo noi che magari siamo operatori di 50, 55 anni, 40, altamente professionalizzati su scarico e carico di carbone. Quando la centrale a carbone non ci sarà più, e Domande quindi più da che qui un appello, lecite, assolutamente. certo, da qui un appello, una lettera a tutti i candidati in vista delle prossime elezioni per, diciamo, un po' di concretezza che non si sfoci come al solito in grandi promesse elettorali che poi però nella maggior parte dei casi almeno non portano a nulla. Certo, tu ti sei fatto un'idea, Francesco, come pensi che potrebbe, diciamo, andare a conclusione questa vicenda che devo dire è abbastanza intricata, abbastanza ingarbugliata, cioè difficile da sbrigliare? Allora, se ne sta parlando parecchio, come potete immaginare, tra i Un vari po' come i rifiuti dibattiti a e Roma, no? I quant'altro. rifiuti a Eh Roma è sì. il tema caldo di Roma, il vostro ovviamente penso sia la transizione energetica, ognuno ha Sì, il suo. la cosa buona da un lato è che ci sono parecchi fondi del PNRR che potrebbero aiutare, ad esempio si sta pensando allo sviluppo del retroporto, che abbiamo un grandissimo territorio qua che potrebbe, diciamo, trasformarsi in un polo logistico e si sta parlando proprio di questo, ad esempio i lavoratori potrebbero essere riprofessionalizzati. Che so, se si faranno le pale eoliche offshore al largo del porto e al largo di Civitavecchia, magari si potrebbe creare un polo di produzione dei componenti e quant'altro. Lì comunque ci sarebbe tutto l'indotto, manutenzione, carico, scarico e quant'altro. Diciamo che l'obiettivo di Civitavecchia, e su questa cosa mi sembra che tutti i candidati siano un po' sulla stessa linea, al di là del partito, e questa cosa non può che farci piacere. È trasformare Civitavecchia in un polo green di produzione di energia green, Chiaro, appunto. cioè creare delle Si pensa alternative, all'idrogeno, no? certo. Creare delle alternative per questi lavoratori che ovviamente l'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo perché ripetita iuvant, no? Come si dice, i lavoratori vanno tutelati ovviamente, però immagino anche, mi permetto di dare una piccolissima nota di colore, insomma, immagino anche un po' la rabbia, no? Di un lavoratore di 55-60 anni che deve ricominciare a creare una nuova formazione perché è stato deciso così. È comprensibilmente arrabbiato, comprensibilmente preoccupato, immagino, Francesco. È chiaro, ci sarà sicuramente della frustrazione, magari c'è anche chi, Certo. anche legittimamente, non vuole imparare cose nuove perché dice: cavolo, Sì. io ho lavorato tutta una vita così, devo ricominciare da capo. Lo posso Esatto. ben capire, Chiaro però. è, insomma, non si finisce mai di imparare, però insomma, vabbè. Comunque, concludiamo con l'ultimo tema che trattiamo insieme, sanità. Insomma, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il pronto soccorso. Sì, sono finalmente in partenza perché lo abbiamo scritto e detto tante volte, ma sono in arrivo i lavori, sono in arrivo. Finalmente Sono sembra che arrivati, oh, partiranno,
la prossima settimana questi lavori. È una cosa un po' più concreta perché comunque già da questa settimana sono cambiati un po' gli accessi all'ospedale San Paolo perché appunto grazie a questo finanziamento da 2,6 milioni di euro piuttosto cospicuo dalla regione in vista del giubileo si sta cercando di potenziare tutte le strutture sanitarie e i poli ospedalieri della Regione Lazio e il pronto soccorso dell'ospedale di Civitavecchia ha beneficiato di questo finanziamento importante. È un pronto soccorso che ha parecchio sotto sforzo, soprattutto durante la stagione estiva, quando ci sono tanti croceristi, turisti e quant'altro che ovviamente se si sentono male vengono portati prima al San Paolo che è l'ospedale di Civitavecchia. E Certo. quindi proprio per questo immagino abbia beneficiato di questo cospicuo finanziamento che servirà per una ristrutturazione. E ora si ha del tempo, circa 6 mesi, tra i 6 e i 7 mesi serviranno. Quindi il pronto soccorso è stato spostato in un reparto, il nuovo reparto di terapia intensiva che si è concluso, i cui lavori si sono conclusi poche settimane fa, quindi sarà temporaneamente traslocato lì. Hanno fatto un po' il gioco delle tre carte, se possiamo. Hanno spostato il pronto soccorso lì, da un'altra parte hanno chiuso l'accesso, hanno spostato l'accesso al meno uno e così via. Ma l'importante è che funzioni, Francesco. Ora non stiamo a farci troppe domande, non abbiamo No, parlato non penso spesso. ci Finalmente fossero. i lavori sono partiti, Sì. è quello che a noi importava, no? Me lo confermi? Certo, no, non penso ci fossero tante alternative. Alla fine, giustamente, Certo. come faceva notare il direttore Susi del DEA, gli spazi sono questi. Tanti ospedali a Roma, ad esempio, per i lavori hanno chiuso proprio il pronto soccorso. Si Purtroppo. poteva fare, quindi si è optato. È stata installata tutta la segnaletica del caso, quindi non ci dovrebbero essere troppe problematiche, noi vigileremo. Certo, bene, allora in tal caso noi attendiamo i tuoi ovviamente sviluppi, i tuoi aggiornamenti martedì prossimo, ovviamente con la nostra consueta rubrica insieme alla redazione di Civo Online. Grazie Francesco e allora a presto. Grazie a voi. A presto. Ebbene, ci fermiamo per l'ultima pausa in programma e torniamo tra pochissimi istanti, restando però sempre sul territorio. Vi parliamo di un bellissimo evento legato alla cultura, ma anche alla valorizzazione stessa, no? Di una città antichissima e piena di storia e di cultura come Albano Laziale. Restate qui. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.